nella zona come Massaciuccoli con molto canneto, le esche compatte sono fondamentali, esche compatte e che fanno molte vibrazioni. Il colore lo usiamo principalmente un colore abbastanza scuro, comunque tendente al blu, perché l'acqua è molto torbida. Di solito proviamo a lanciare la nostra esca a più a ridosso possibile del canneto, quindi cerchiamo di farla arrivare se non a ridosso, addirittura dentro. Il lancio è abbastanza semplice, è fatto da sotto. E una volta lanciata l'esca, cerchiamo di lasciarla sul posto per almeno 5 secondi. Nel caso il bass tenda ad abboccare in... Ho sentito la mangiata. Tenda a mangiare appunto in caduta, cioè mentre l'esca sta scendendo sul fondo. Una volta che abbiamo lanciato l'esca, l'abbiamo lasciata per qualche secondo sul fondo, le diamo soprattutto con il jig in cui abbiamo delle code vibranti, gli diamo un colpetto per mettere appunto in moto queste code vibranti. Cerchiamo di farlo saltellare sul fondo in modo che il bass, se non ha visto l'esca in caduta, magari è riuscito a vederla durante il nostro recupero. Quindi una volta che l'abbiamo lanciato sul fondo, l'abbiamo lasciato, cerchiamo di tirarlo verso di noi per vedere se il bass segue la nostra esca fino al di fuori del canneto, perché spesso e volentieri ogni microorganismo, ogni qualsiasi vermetto, ogni creatura che cade in acqua tende sempre a venire verso il centro. Quindi dopo averla fatta saltare alcuni secondi sul fondo, tendiamo a farla venire fuori. Questo è uno dei recuperi principali in posti con molto canneto, comunque con molte strutture, come Massaciuccoli. Pescando dalla riva di un canale, come stiamo facendo, la tecnica più redditizia è quella di sondare con fiducia proprio la sponda dove ci troviamo, lasciando che l'esca scenda fino ad arrivare sul fondo, effettuando delle pause e muovendola in maniera delicata. Praticamente il flipping. Al contrario delle esche compatte che abbiamo visto prima, come il jig, come il tube e tante esche comunque che fanno molto volume in acqua e vanno contro il canneto, abbiamo lo spinnerbait. Lo spinnerbait è un'esca principalmente di reazione, cioè è un'esca in cui il bass di solito non riesce a capire di preciso cosa sia, però l'attacca per pura aggressività. La cosa fondamentale del nostro spinnerbait sono le palette che lanciano molti lampi di luce e quindi può vagamente sembrare comunque un branco di pesce foraggio in movimento. E in un posto come Massaciuccoli, in cui abbiamo molto canneto, può essere un'ottima tecnica fare dei lanci paralleli al canneto, in modo che il bass intanato all'interno delle canne, vedendo passare una potenziale preda, lo attaccherà con più facilità. Il recupero dello spinnerbait può essere fatto in vari modi. Di solito con pesce molto attivo tendiamo a fare un recupero molto veloce, quindi facciamo il lancio contro la sponda e poi lo recuperiamo il più veloce possibile, quasi a pelo d'acqua. Questa è una tecnica perfetta in condizioni di pesce molto attivo. Al contrario, quando il pesce invece è sospeso o comunque a mezz'acqua e ha meno voglia di mangiare, cerchiamo un recupero che noi chiamiamo gercato, cioè un recupero in cui noi lanciamo lo spinnerbait contro la sponda, lo facciamo affondare lentamente, poi diamo dei piccoli strappi allo spinnerbait per mettere in moto le nostre palette. Tutto questo può sembrare un pesce in difficoltà. Questa è una tecnica molto 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 valida per i pesci abbastanza apatici, cioè meno attivi di comunque quelli che sono fuori in caccia.